Abbiamo cominciato come abbiamo finito e questo è un aspetto importante. Oggi contava passare il turno, anche perché noi ci teniamo anche alla Coppa Italia, ma nello stesso tempo perché volevo delle risposte importanti dopo un precampionato altalenante. Guarda, quando si propone un certo tipo di gioco è ovvio che si alzano tanti giocatori e si cerca di proporre. Se si sbaglia qualcosina, specialmente in disimpegno, si rischia di concedere azioni importanti alla squadra avversaria. Però se andiamo ad analizzare la gara per i 90 minuti, hanno fatto gol e hanno avuto un'occasione importante con Gerardi. Per il resto, di contro, noi abbiamo avuto forse più di 10 palle gol, sta a significare che nel complesso generale la squadra ha partecipato bene a tutte e due le fasi. Noi dobbiamo essere un pochino più concreti, stiamo lavorando su questo, stiamo lavorando sulla testa dei giocatori, è ovvio che più saremo brillanti, più luci e più saremo lucidi sotto porta. Ma oggi, stasera, sono soddisfatto di quello che hanno messo in campo i ragazzi. È una festa perché già ospitare due squadre importanti è un trofeo che negli anni è considerato il trofeo più importante dell'estate, e ospitarlo noi per noi è un grande onore e noi lo onoreremo mettendo tutto quello che abbiamo in campo. E nel senso, voglio grandissimo impegno da parte di tutti, perché da anche questo torneo io trarrò indicazioni per l'inizio del campionato. Buona la prima, era la prima partita della stagione che in cui c'era in palio qualcosa, insomma non era un amichevole, comunque era il nostro obiettivo passare il turno di Coppa Italia, ci siamo riusciti prendendo anche consapevolezza dei nostri mezzi, che questo era molto importante. Sì, sicuramente c'è ancora tantissimo da lavorare, abbiamo creato molto, però possiamo fare ancora meglio, possiamo sbagliare meno, soprattutto anche in fase difensiva non prendere gol. Però siamo all'inizio, c'è tutto il tempo per mettersi sulla carreggiata giusta, che già ci siamo. Sì, è importante che ci intendiamo sul campo, poi se arriva il risultato va meglio. Quindi siamo tutti contenti, abbiamo fatto un'ottima gara e andiamo avanti in Coppa Italia, che è importante. Sì, siamo andati bene oggi, però possiamo ancora migliorare. Poi ci sono anche Floro Flores, che è entrato benissimo, ha segnato pure. Non dimenticare Floccari, pure Pavoletti, che è entrato bene. Sì, ormai ci siamo. La condizione fisica non è al top, però miglioriamo giorno per giorno e arriviamo poi per bene al campionato.